Ci ho messo in mezzo, non lo so se ho fatto bene però, eh. A tuo rischio e pericolo. Buonasera a tutte e tutti. Tutto. E abbiamo qui Azzurra Rinaldi, che ha scritto un libro, questa è la sono notizia. Sono proprio io. Continuo? Abbiamo finito? Cioè, che nel senso che vogliamo fare? Va bene la cosa di merda, però nel senso neanche allora, di due parole. Allora, Azzurra Rinaldi, economista, professoressa docente presso la School of Gender Economics, de Unitelma Sapienza di Roma, e direttrice della sezione economia della Svolta, anche possiamo dire questa cosa? Penso di sì, si può dire. Che mi sto scordando? Madre italiana. Ciao, sono Azzurra, sono una donna, sono una no. Mamma, una mamma che studia l'economia, quindi abbiamo sono anche bionda finta, non so se può aiutare. Non so di cosa parli. La professoressa vuole buttarla in caciara, pare evidente, quindi scusate, noi abbiamo cercato di introdurla in modo serio, ma... scusate, facciamo un attimo un briefing, ma tu la volevi seria questa presentazione oppure... facciamo noi ma io non so quanto misto saranno tutte iscritte alla vostra newsletter, non so se oggi è proprio il giorno per fare la cosa seria, cioè dico non però possiamo fare un grafico se vuoi, però non so se è proprio la giornata, come volete, lo so, guardo intorno perché oggi potrebbero cadere cose, ma va bene. Allora parliamo di te. Allora, Azzurra, perché questo libro ce lo spieghi all'inizio, nell'introduzione, ma era necessario un altro libro femminista? Perché poi lei parte proprio così, ecco, adesso devo trovare la pagina, e a scanso di equivoci, prima riga dell'introduzione, questo è un libro femminista. Così. Pensato, sottolineato anche peraltro, sì, notato. Non, ho detto metti che mi scordo, che non me, se poi non me ne accorgo che non era un libro femminista, capito? Quindi confermo, solo quella frase mi è piaciuta tantissimo, cioè il resto del libro non l'ha letto, però la prima frase le è piaciuta un sacco, e c'era bisogno, non lo so, probabilmente no, ti direi, l'idea è stata quella un po' di rendere democratici, guarda come vado giù pesante subito, pum. No, però così non ci volevo seria, no invece no. Sì, subito, di rendere democratici alcuni concetti, perché la cosa meravigliosa dell'Accademia è che è una specie di batuffolone caldo, no? Dove noi ci guardiamo in faccia, in Accademia diciamo, tu hai capito tutto? Sì, pure io, siamo bravi, ma quanto hai capito? No, ma io ho capito di più, stai scherzando, no? Siamo tutti in Accademia, è meraviglioso. Poi scrivi questi libri dove in realtà l'obiettivo è proprio quello di non farti capire da nessuno, cioè quanto più scrivi il libro che è proprio incomprensibile, tanto più guadagni punteggi, no? La supercazzola, quindi. Esattamente, okay. Esattamente. È andata così avanti per anni, no? Nel senso, io adesso ho 45 anni, questo l'avevamo detto? No, sono dell'Ariete, no, io ho... 45 portati anni, portati benissimo peraltro, porca miseria, signora, mica vero, ma insomma comunque, e è andata veramente avanti così per anni, no? Scrivendo libri che poi leggevano altre persone che stanno comunque nel mio stesso ambiente, dove ci dicevamo queste cose nel linguaggio più incomprensibile possibile. Poi però a un certo punto ti viene questa domanda, no? Che ti chiedi, ma io che cosa, cioè che, no, non sto dicendo parolacce, non mi guardare così, che cosa sto facendo, no? E oltretutto, che impatto creo sulla società? Cioè, traduco, con chi sto a parlare? Cioè, che è un po' anche il problema delle femministe. Poi in realtà faccio un passo indietro, c'era veramente bisogno di un altro libro femminista? Tu dovevi dire sì. Però, ah, okay, sì, allora vabbè. Sì. Sì, never enough, no? Repetita Juventus, eccetera, eccetera. Beh, io quando mi è arrivato il libro... l'ho sfogliato un pochino, e con Azzurra noi siamo molto amiche da un bel po' di tempo ormai, e quindi sono temi che abbiamo sempre trattato, lei è la nostra fonte primaria di informazione, tutti i dati che abbiamo arrivano da lei solitamente, anche quelli che poi noi rimaneggiamo e divulghiamo.
Poi è successo che l'ho lasciato un po' da parte perché avevo 80 milioni di cose da fare come tutte noi. E poi, uno spettacolo, no? Sì, nel senso. E poi qualche giorno fa l'ho ripreso seriamente, ho cominciato a leggerlo dall'inizio, proprio tutto di fila. Non l'ho finito completamente ancora, per fortuna, perché ho ancora una decina di pagine, ma mi ha illuminata. Cioè, ho cominciato a scrivere dei messaggi e ero emozionata, perché è un libro che mette in fila e dà sostanza a tutto quello che noi pensiamo e che ci fa arrabbiare tantissimo, no? E in qualche modo speravamo forse che non fosse così, ma è un libro veramente illuminante, del quale si sentiva assolutamente il bisogno. Ecco, quindi questo lo posso dire dal profondo del mio cuore, è l'unica cosa seria che dirò, quindi basta. Fa riflettere, ma fa anche ridere, diciamo. No, meno ridere. Però è scritto, ecco, è molto edibile, molto leggero. Lei è, come la vedete, no? Ha questo stile estremamente ironico, autoironico, nonostante forse dovresti tirartela molto di più per quello che fai, invece lei è una persona estremamente amichevole e semplice, e questo si evince dal libro. Non è un libro respingente, anche per chi non si intende di economia, anche se in realtà l'economia è ciò che muove il nostro mondo. Noi viviamo, volenti o nolenti, in una società capitalista, e quindi se non bazzichiamo, se non cominciamo a masticare anche noi questi temi, verremo sempre tagliate fuori. Quindi è importante capire, anche per cercare di provare a pensare a un'alternativa possibile, no? Perché non possiamo fuoriuscire da questo sistema, ci siamo dentro, non ci sono alternative praticabili, sicuramente non nel medio periodo, e quindi è importante quello che hai fatto. Grazie. Prego. No, devo dire, il più bel complimento che mi hanno fatto fino adesso è: si legge come un romanzo. Ecco, questo per me è una cosa meravigliosa, perché comunque, no, è stato il grande... Un horror, però. Lei, alla fine, lei muore. No, però il grande lavoro di traduzione, che peraltro per me è stato divertentissimo, no? Cioè, raccontare questi temi, che peraltro sono sempre temi che ci deprimono, perché, come dicevi tu, Francia, alla fine i dati sono quelli che sono, le esperienze sono quelle che sono. Quando vediamo delle buone pratiche, sono sempre altrove, ma è qui, no? Però l'idea era quello comunque di dare degli strumenti, anche perché sai quelle volte dove adesso con il presidente del consiglio donna, possiamo chiamare la presidente del consiglio, con la capa del principale partito di opposizione, quelle persone che ti dicono... Il segretaria, dici? Il segretaria, il presidenta, e quelle persone che ti dicono: vabbè, ma ormai siete dappertutto, no? Vabbè, ma ormai la parità è raggiunta. E invece no, perché se tu leggi questo libro hai un tot così di dati dove dici: no, perché uno bla 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 bla, due bla bla, no? E quindi diciamo un po' una cassetta degli attrezzi, esatto, anche da degli argomenti per poter ribattere a quelle obiezioni che ci vengono fatte continuamente e verso le quali noi rimaniamo un po' attoniti a volte, perché lo viviamo sulla nostra pelle, però senza il dato non possiamo avere la pretesa che sia universale la nostra esperienza. Invece qua c'è il dato, quindi ce li segniamo e poi li possiamo snocciolare facendo anche un figurone, tra l'altro. E poi, allora, io ho una domanda. Vai. Ho intravisto l'uomo dei miei sogni in questo libro, l'homo economicus. Vuoi parlarcene? Quanti ne vuoi? È pieno così proprio, non so come dire. Allora sì, l'homo economicus, che è il fondamento della teoria economica, che è questo essere umano, uomo, non me ne vogliano i pochi uomini presenti, tutti ma non voi ovviamente, uomo sostanzialmente un sociopatico pericoloso, nel senso uno che non pensa che a se stesso perché deve pensare al suo benessere personale, non può avere relazioni perché sennò le relazioni di qualunque tipo inficiano la razionalità della sua scelta. Poi su questo la teoria economica spinge un pochino. A un certo punto, perché nasce l'homo economicus? Nasce perché noi decidiamo, la teoria economica decide a un certo punto di voler mettere in funzione il comportamento degli esseri umani, che invece
invece sono, a parte un casino, però no, volubilissimi e tutti meravigliosamente diversi l'uno dall'altro, l'una dall'altra, insomma, e tutto il resto. E, quindi che cosa fanno? Si inventano questo home economicus per cui deve essere perfettamente razionale. Cioè, come lo facciamo perfettamente razionale? No, diciamo che è perfettamente razionale rispetto al suo scopo, così ci siamo tolte il problema. Qual è il suo scopo? Scegliere. Come fa a scegliere se non conosce tutte le alternative? La teoria economica ti risponde subito e ti dice, beh vabbè, che fa? Lo facciamo onnisciente, no? Sembra il mio ex, comunque, più ne parli e più penso di averlo conosciuto. Cielo. Sì. E poi le alternative sono quelle di oggi, e se succede invece qualcosa domani, allora non è razionale, no? Rispetto alle sue scelte. Vabbè, che fa? Lo facciamo preveggente. Cioè, noi ci saremmo fermate già molto prima, no? A dire questa cosa non funziona. E invece la teoria economica calca la mano, no? Per trovare, togliere dall'equazione tutto quello che fa di un essere umano un essere umano, e arriva questo home economicus, che poi è alla base di tutte le teorie dell'economia. Poi dice che non funziona, no? Ma per fortuna non funziona, perché la realtà degli esseri umani è che siamo complicati, la realtà è complessa, ognuno di noi è diverso in diverse fasi della sua vita. Io moltissime volte, anche durante la stessa giornata, no? Cioè, persone diverse con ambizioni e aspirazioni diverse. L'home economicus, l'obiettivo di questo libro è che venga progressivamente soppiantato dalla femmina economica, che non è la sostituzione di genere, è semplicemente partire dal presupposto che in questo sistema, che è un sistema capitalistico, e capitalismo e patriarcato vanno a braccetto, in realtà anche gli uomini, moltissimi uomini, non si sentono a loro agio, no? Quindi diciamo è una call to action collettiva per dire, ma siamo sicuri che pure voi ci state proprio bene in questo sistema qua? Secondo me moltissimi no. Perché la mia impressione da femminista è che noi stiamo facendo una battaglia per rivendicare giustamente la parità, ma una volta che siamo arrivate alla parità, siamo felici? Siamo sicure che saremo felici in un sistema del genere? Più di così sicuramente, mi sentirei di dire... Proviamoci, ecco, io mi sento certo, dire almeno... Però c'è proprio un problema sistemico. Quale, secondo te, quale potrebbe essere un'alternativa non raggiungibile? Ma bisogna inglobare, secondo me, nell'equazione tutti gli aspetti della vita umana che invece adesso sono fuori. Appunto, le relazioni sociali, il tempo che noi spendiamo perché abbiamo piacere di spenderlo con le altre persone. Una su tutte, sto per dirla, la cura. No? Ci volevo arrivare. E infatti, vedi, ti ho lanciato proprio... No, continua, prego. No, voglio dire... Grazie. No, voglio dire che questo è un aspetto che non entra, no? Nella teoria economica non entra dal principio, è una scelta degli uomini, no? Dice maschile sovraesteso, no, proprio dei maschi economisti, che all'inizio, agli albori della teoria economica, che è a cavallo fra prima e seconda rivoluzione industriale, decidono cosa vale e cosa no. E indovinate chi decidono che non vale? Indovinate un po'? No? E l'idea è: il lavoro dell'uomo è del maschio, dico l'uomo perché se no, no? Il lavoro del maschio è naturalmente fuori di casa, è quello retribuito, è quello che avviene sul mercato del lavoro e così via. Il lavoro della donna è naturalmente quello dentro casa, perché la donna naturalmente, no, è skillata per prendersi cura. Guarda caso, però, questo lavoro è invisibile, non retribuito, non rientra nel prodotto interno lordo, no? Allora, adesso che noi lo vediamo a distanza di tutti questi anni, a distanza di 40 anni dall'inizio della globalizzazione e dopo 2 anni e mezzo che comunque ci hanno un po' scardinato, no, i paradigmi per come li abbiamo vissuti finora, ci diciamo, ma non sarà che invece questo modello non funziona? Sarà che invece il modello che proprio non pensa alla cura, non pensa alla responsabilità quando produciamo, ma anche quando consumiamo, come consumatrici e consumatori, forse vedi che non funzionava? Ecco, questa è un po', secondo me, la risposta. È un po' il capitale amoroso, no? Di Belux, amore, scusa. E la seduco con poco. È un attimo, bro. Allora, volevo arrivare alla cura, appunto, che è significativamente il primo capitolo del libro. Allora... A livello mondiale il 75% delle attività di cura non retribuite è sulle spalle delle donne, ci dice la professoressa. A livello mondiale,
E allora perché questo modello di welfare in letteratura è definito mediterraneo? Come mai? Come sarà? Allora, in realtà, se noi lo definiamo modello di welfare mediterraneo, questo modello che troviamo in tutta la fascia del Mediterraneo, in tutti i paesi nel mondo, da noi un po' di più, no? Che negli altri paesi, dove in realtà non è solo la mamma a prendersi cura, sono tutte le donne della famiglia. Se non è la mamma è la nonna, se non è la nonna è la zia, se non è la zia è la prozia, no? Sono tutte le donne della famiglia a prendersi cura. Ovviamente not all men, ci sono un sacco di uomini che si prendono cura, questo disclaimer lo facciamo sempre, passa il sotto, no? La maggior parte sono in questa sala, lo sappiamo. Sì, sono questi benissimo. 5 o 6 che stanno qui e gli altri, no? A livello nazionale proprio, mi sento uno è a casa con oddio dove hai lasciato il bambino? fa il mammo da noi un po' di più che negli altri paesi. Prima della pandemia effettivamente International Labour Organization, che stima, no? Fa queste stime sul mercato del lavoro, ci diceva: in Italia ogni donna spende in media 5 ore e 5 minuti al giorno per prendersi cura non retribuita. Durante la pandemia saliamo di 2 ore circa, adesso il dato è che non abbiamo dati aggiornati, cioè si sono proprio dimenticati di rilevarlo più. Ho detto, mi sa che è meglio che questa cosa siamo un po' copertini e lasciamo stare, non diciamo più niente. Ma la cosa pazzesca, già prima della pandemia, è che noi era 5 ore e 5 minuti. I paesi diciamo, a livello mondiale censiti sono, che vedo dire, 193, 94, 98, dipende da chi si separa, chi si unisce, conflitti e quant'altro. Il paese che in assoluto aveva la più alta, il più alto volume di ore quotidiane non retribuite per donna, una pensa, noi siamo un paese del G8, 5 ore e 5 minuti, sarà un paese di questi in via di sviluppo, che ne so, 13 ore, 14 ore. Invece no, Costa Rica con 6 ore e mezzo, che non se è... Se la cavano le donne del Costa Rica con 6 ore, un'oretta in... No, non è più, tanto, neanche 55 minuti in più di noi, Non è proprio una cosa drammatica, no? Cioè, non è tanto più di noi. Allora il tema qual è? Che quando poi noi ci chiediamo, ma perché anche adesso che i lavori cominciano, no? Un pochino, la domanda di lavoro comincia ad esserci, eppure queste cose proprio le donne italiane non le sfiora proprio. Sarà che siamo pigre? Sarà che in realtà la nostra giornata è sovraccarica di lavoro di cura non retribuito? E European Value Survey ce lo dice, ci dice, guardate che per il 65% delle donne italiane che non lavorano, cercare un lavoro è impossibile. Perché? Perché la giornata è piena fra svegliati la mattina, prepara la colazione, prepara, apparecchia, sparecchia, lava i ragazzini, guarda quante ne so, se vede che ho 3 figlie, apparecchia, lava i ragazzini e portali, riprendili e fai e pensa alla casa e no, tutto questo ti toglie del tempo per lavorare e guadagnare. E come si concilia, no, il fatto che appunto ci siano tutte queste pigrone che non hanno voglia di lavorare con questa ossessione per un grosso PIL che hanno i maschi? Più PIL per tutti. Ok, sarò diventata, credo di essere in tono con la... O l'hai scritto te, me l'hai servita, te l'ho servita, su un piatto d'argento. Piatto d'argento, perché questa è un'ossessione per la misurazione, che no, diciamo un po'... perché la verità è che se le donne potessero lavorare... Che tu dici, come si fa? Non lo so, vogliamo condividere la cura, per esempio, butto là una cosa rivoluzionaria, ad esempio condividiamo la cura. Se le donne potessero lavorare, il PIL sarebbe più grosso, molto più grosso. Questo consentire, no, siete maliziose però, perché cioè, questo consentirebbe in realtà al paese di essere più ricco, alle casse dello Stato di essere PIL più pingui. Grosso corrisponde maggiore felicità pro capite. Oltretutto, no? Oltretutto, perché sai quella cosa che ti dicono acqua fresca, acqua calda, che no, non è vero che i soldi fanno la felicità. No, no, i soldi fanno proprio la felicità. Cioè, noi lo sappiamo, c'è cioè il World Happiness Report, ne abbiamo parlato in questa rubrica che partorita dalla mente geniale di Ella che sta qua davanti, no, rubrica acqua calda, cioè non lo sapevamo, invece pensa un po', i soldi fanno la felicità. Quindi saremmo un paese più ricco, con più servizi, perché si produrrebbe comunque ricchezza che poi verrebbe prelevata dallo Stato e redistribuita alla collettività, no? Sotto forma di maggiori servizi, migliori servizi o
voglio sognare, si potrebbe anche abbassare le tasse, così, cioè la butto là un attimo. Beh, gratis, sogniamo. Così, sogniamo, ma rilancio su questo tema, perché sai quella cosa che, no, noi abbiamo, che poi ce l'abbiamo, non manco tanto i governi, perché il fertility del Ministero della Natalità, cioè è trasversale, no, come vedi? Lo so, ok, ancora è andata così. Perché, respira, che quell'immagine un po' antica di, di un'età dell'oro che non è mai esistita, in cui la mamma stava a casa e si prendeva cura di 4, 5, 6, 8, 15 figli. La famosa medaglia della coniglia, allora esatto, quella lì, esattamente. La medaglia. Ecco, in realtà non è vero. Cioè, la realtà delle vite quotidiane delle famiglie è brutale. Una famiglia monoreddito nel nostro paese con questo livello di servizi semplicemente non può permettersi di fare figli. È grasso che cola se ne puoi fare uno. Se sei matta come me ne fai tre, ma quello è un problema tuo, è un altro discorso. Però generalmente il grosso tema è che noi nei dati, nella letteratura, vediamo che c'è una correlazione significativa. Quali sono i paesi in cui si fanno più figli? I paesi in cui il tasso di occupazione femminile è più alto, perché si innesca un circolo virtuoso che è banale. Cioè più reddito, le famiglie sono più ricche, possono fare più figli, lo Stato ha più soldi, dà più servizi. Sono stata una settimana scorsa a un convegno in Bicocca proprio sulla denatalità e social freezing, che è un altro tema tra GPA, PMA, insomma, che andrà presidiato, vi do questo spoiler, insomma, nei prossimi anni, sempre perché si parla del nostro corpo e quindi sarà bene presidiarlo ed essere presente a quel tavolo e a quel dibattito, perché comunque se no qualcuno deciderà per noi, e la politica di solito. E c'era questo dato italiano su questa questione occupazione femminile e denatalità, leggermente in controtendenza rispetto a tutto il mondo, cioè di solito a una maggiore occupazione femminile corrisponde appunto una natalità più alta, ma anche in realtà dove le donne lavorano meno tendono a fare più figli in aree deprivate. In Italia no, è diversa l'Italia rispetto a tutto il mondo. In Italia le donne, a tutto il globo terracqueo, le donne non lavorano e non fanno figli. Cioè proprio non c'è niente proprio. Io vorrei leggervi due passaggi. Vai. Su questo, così per... L'avete già letto questo libro? No? Allora, così capite anche un po' il tono, secondo me è importante, perché il fatto che non si condivide il lavoro di cura in Italia è culturale, ovviamente, perché l'uomo si sente, no? Gli cadono. Se lui fa qualcosa per i figli, per la casa, solitamente c'è un effetto collaterale pressoché istantaneo. Allora, durante il lockdown sarà capitato anche a voi di assistere a scene come quella che vi sto per descrivere e di cui io stessa sono stata testimone più di una volta. Interno casa, stanza soleggiata, ore 12, call di lavoro. Un uomo accende il microfono per dire: «Scusate, mi alzo un attimo, vado a preparare il pranzo a mia figlia». Seguono risate sguaiate e sarcasmo da parte degli altri uomini collegati, con battutine del tipo: «Ma non ce l'hai tua moglie a casa? Ah, fai il mammo!» Per gli uomini il giudizio dei pari è impietoso. Chi prepara una pastina alla propria figlia affamata non è maschio abbastanza. E invece è arrivato anche per l'universo maschile il momento di fare pace con i propri compiti di cura, senza stigmatizzarli, e viverli come uno svilimento, e di riconoscere finalmente tutto il complesso di attività di cura non retribuita di cui ogni giorno beneficiano, perché siamo tutti caregiver e va bene così. Ok, questo è il... Bello, l'hai scritto tu. Sì, questo ti... però a noi donne, no? Cioè, mi dispiace che la platea sia di donne, non so se gli uomini si sentono chiamati in causa in qualche modo, si sentono virtuosi rispetto a quello che ho appena letto.
detto si sentono in conflitto con quello che ho appena detto, oppure si rivedono in qualche modo, perché c'è da battere uno stereotipo culturale, una resistenza fortissima, che è quella che se gli uomini per esempio prendono i congedi parentali o vogliono fare la battaglia per estendere il congedo di paternità obbligatorio, in qualche modo pensano e probabilmente saranno, stando così le cose, penalizzati sul lavoro, no? Mentre ci sono altri paesi, questo forse lo sai meglio di me, in cui, ovviamente nord europei. Sì, però anche la Spagna, cioè la Spagna ha equiparato congedo di paternità, sì, obbligatorio a congedo di maternità obbligatorio. Cioè è proprio il contrario. Per esempio in Svezia, se tu non prendi, se un uomo non prendesse questi congedi, è mal visto sul posto di lavoro, perché c'è anche un aspetto positivo dopo, sì, certo, no? Ci sono delle soft skills che vengono implementate, perché è un momento particolare in cui se tu stai a casa con tuo figlio è importante anche per altre capacità che implementi. No, no, ma è proprio così. In realtà quello che vediamo nel nostro paese è che uno, noi fino al 2013 questo problema proprio non ce lo ponevamo. Cioè non c'era proprio l'idea di dire... Sarà il caso, no, che magari pure i padri stanno un po' con i figli, con le figlie quando nascono. E, tant'è vero che stiamo parlando di ieri, proprio ieri. Questo è un congedo di paternità obbligatorio retribuito al 100%. Cioè noi ti stiamo dicendo stai a casa, hai le ferie e ti paghiamo. E tuttora a prendere questo congedo di paternità obbligatorio retribuito, lo dico un'altra volta, retribuito al 100%, è il 57% degli uomini che ne avrebbero diritto. Gli altri rifiutano un permesso retribuito al 100% pur di non... stare con i figli, diciamolo, stare e capiamoli anche, e da un certo un pochino, punto di vista, no? Li capiamo, noi chiaramente. Però la verità che cos'è? Che secondo me qui noi parliamo tanto, da femministe parliamo tanto di male gaze, no? Quindi dello sguardo maschile, di questo sguardo per cui sei sempre oggettivizzata, sei sempre sessualizzata, comunque non vai mai bene perché questo non va bene, se sei coperta non va bene, se sei scoperta non va bene, comunque non vai bene. Ma la verità è che il male gaze lo subiscono anche gli uomini. Cioè gli uomini temono lo sguardo degli altri uomini molto più di quanto non temano il nostro. Cioè il problema qual è? È che nel momento in cui il gruppo dei pari, che poi diciamoci la verità, sono quelli che comandano, no? Sono gli altri uomini che comandano, è il gruppo comunque che comanda. Nel momento in cui ti fa capire che... non vai bene e tu sei fuori. Certo, però il punto è che il diritto noi non la dobbiamo guardare solo dal nostro punto di vista, perché in realtà stanno togliendo a loro una possibilità incredibile, che è quella di stare a casa col proprio figlio, che non è una punizione, è una cosa meravigliosa. Facciamo finta, andiamola così. Okay. Aspetta, però ti dico una cosa, stanno togliendo anche i figli e le figlie. E anche i figli e le figlie, bravi, sì, esatto. Cioè, non è una vendetta, non è che la devono vivere come una... È giusto, partiamo da questo presupposto, che è giusto, ma non è solo giusto per noi, è giusto anche per loro, è giusto anche per i bambini. Quindi è un passo di civiltà, secondo me, fondamentale. E siamo molto indietro in Italia rispetto ad altri paesi, anche mediterranei, perché... Sì, sì. No, no, infatti anche rispetto alla Spagna. Secondo me, veramente, cioè, il lavoro che dobbiamo fare è profondamente un lavoro culturale. La cosa che mi fa ben pensare, i miei studenti maschi, di questi ultimi anni, ci rimproverano. Cioè, i giovani di 18 anni, di 20 anni, ci rimproverano, proprio a noi, che io dico, beh, proprio a noi no, nel senso che noi comunque ci stiamo provando, però come generazione ci rimproverano, noi e le generazioni precedenti, perché dicono, come avete potuto accettare che un padre sia 10 giorni e poi scompaia, quando io avrò un figlio, una figlia, fra 10 anni, 15 anni, quello che sarà, io non voglio stare 10 giorni e andarmene a casa, io voglio passare del tempo con i miei figli e con la mia famiglia. E questo è un segnale molto incoraggiante, no? Rispetto a quello che abbiamo vissuto noi fino adesso. A proposito di valori e crisi di valori, tu nel libro parli anche del fenomeno della Great Resignation che sta avvenendo a livello mondiale, che è un fenomeno che affligge in particolar modo le donne e i giovani, donne giovani anche insieme. E ci sono delle ipotesi in merito. Una di queste
possiamo anche tratteggiare, diciamo, il profilo psicologico di colui, mi sento di dire con una certa sicurezza, che l'ha postulata, è che questi giovani non hanno più valori, non hanno l'etica del lavoro. Puoi dire le parolacce, parolacce, poi le scrivo io nella newsletter. Okay. Però cioè, questa cosa ci faremo le serate comunque, vabbè. Sì, io penso che, ma allora, sapete quando si sono dimesse la Arden in fila, no? Milioni di telefonate da tutti i giornali con i giornalisti che compiaciuti che mi dicono: beh, allora, che cosa hanno da dire le femministe? No, perché vedi che poi le donne arrivano in posizioni di potere e tanto non ce la fanno, no? Cioè arrivano in posizioni di potere e poi dopo fanno un passo indietro. E io ho la sensazione che, uno, per quanto riguardi i giovani, a prescindere dal genere, loro ci stiano dicendo qualcosa, che non è necessariamente il fatto che forse noi non siamo stati in grado di passare l'etica del lavoro, l'etica del sacrificio, non lo so, io credo che loro ci stiano dicendo che hanno capito, tipo Troisi, ho capito, no? Ma semplicemente non gli piace, cioè non è come vogliono passare la loro vita. Io non credo che loro scemi. Siamo tutti, chi è esaurito in questa stanza esaurita? Per alzata di mano. Siamo abbastanza stravolte, No, in realtà no, pochi, belle fresche. Ma perché siete torinesi, avete l'etica del lavoro voi, vero? Non ce la facevano manco alzare la mano, cioè non sono riuscite ad alzare la mano. No, secondo me appunto i giovani ci dicono qualcosa, no? Forse il potere esercitato in questo modo o ottenuto con tutta questa fatica, alla fine forse non vale la pena? Non lo so, e perché le donne ugualmente, no? Cioè l'idea è che siamo uno dei lati positivi di essere sempre rimasti al margine rispetto a tutti i giochi di potere, è che non ci misuriamo, vedi ritorna il tema, non ci misuriamo così, no? C'è proprio un problema con le dimensioni tu, con le misure... I numeri. Non io, però diciamo, no, noi non ci misuriamo con cioè abbiamo meno, sentiamo meno perché non siamo mai state da nessuna parte in così comandava, sentiamo meno la pressione della performance, no? E quindi siamo abituate a stare più in contatto con noi stesse perché siamo educate così, veniamo educate all'empatia, veniamo educate alla cura, veniamo educate all'ascolto, veniamo comunque da... Per fortuna, da anni di introspezione femminista, che l'abbiamo fatta, non l'abbiamo fatta, però in qualche modo, no? C'è passata in qualche, no? In qualche misura. E allora siamo più in contatto con noi e quando c'è una cosa che proprio non ci fa bene, abbiamo il coraggio di dire, sai che c'è? Ma io questa cosa non la voglio fare più, non mi interessa più, voglio fare un'altra cosa, la voglio fare diversamente. Questo in realtà secondo me è un grande insegnamento, non è un fattore di debolezza. Ci vuole molto più coraggio a lasciare un posto come quello di grande potere, sapendo che comunque tu sei un punto di riferimento per molte donne che ti guardano, no? Che dicono wow, vedi un'altra che ce l'ha fatta, piuttosto che invece restare, no, aggrappate a tutti i costi stando male. Cioè mi sembra che veramente ci sia uno shifting valoriale che molte di noi fanno fatica a capire, stando male o facendo male il proprio lavoro. Certo. Che poi insomma se stai male tu e sei capo del governo, diciamo, mi frega fino a un certo punto. Se fai stare male il paese mi interessa un peggio, po' di più per peggio. Restare attaccato alla poltroncina. Allora è vero, le donne hanno sviluppato tutte quelle che vengono chiamate soft skill, ma è un male a vedere i dati delle imprese guidate da donne? In realtà no, perché noi abbiamo il superpotere, non quel super, abbiamo una serie di superpoteri e non lo sappiamo. Allora, quello che stiamo vedendo nel corso degli ultimi anni, i dati ci dimostrano che arrivano le donne in posizioni di leadership nelle aziende e improvvisamente il fatturato aumenta, posizionamento sui mercati azionari migliori, aumentano i profitti, perché da un lato ce lo spieghiamo perché le donne, dice, sono le più brave, anche nel senso che noi, ce lo dice Alma Laurea per il nostro paese, ma ce lo dicono tutti gli studi, soprattutto sui paesi avanzati, ci laureiamo prima, ci laureiamo meglio, ci laureiamo in misura maggiore, voti più alti e bla bla bla. Quindi in parte perché sì, abbiamo delle competenze, ma anche perché qualunque elemento di rottura rispetto a un sistema di gestione dei problemi che è sempre stato in quel modo lì, arrivano altre persone e dice: ah, avete sempre risolto in questo modo?
perché invece non proviamo così, no? E crea un paradigma diverso. Vuoi dirmi qualche cosa? Sì, visto perché con la mano. Stai liquidando questi dati che per te sono molto banali, con così ci sta passando leggera, però in realtà sono dei dati fondamentali che magari non sono scontati per tutte e tutti. Allora, quello che ci sta dicendo la professoressa Rinaldi è che, e questo è un ottimo argomento contro chi ci dice, beh, evidentemente se non arrivate nei posti di potere è perché non siete abbastanza brave, no? Allora noi siamo un attimo disarmate di fronte a un'obiezione del genere, perché anche noi pensiamo, beh, boh, forse c'ha ragione loro, oh, non siamo abbastanza brave. E la vocina dell'impostora invece, che ti dice, sarà che non siamo brave? No, e invece guardiamo i dati. Quindi li puoi ripetere con un po' di... Perché questo è un dato molto importante. Sono importanti. Abbiamo molte ricerche, alcune anche in Italia sulle imprese familiari, dove impresa familiare tendenzialmente di padre in figlio, letteralmente, poi a un certo punto finiscono i maschi e arriva la femmina. C'è una bella ricerca di Banca San Paolo, che di Intesa San Paolo, che ci dice, per esempio, arriva la generazione delle donne e aumenta il fatturato dell'azienda di 7 punti percentuali in media, o ad averne, no? Ad averne 7 punti in più. O anche, per esempio, ne abbiamo molte ricerche, alcune da vari paesi del mondo, una delle più recenti dall'Australia, che ci dice che basterebbe, questa in realtà non è un auspicio, è una ricerca che si fa su 7 anni, raccogliendo dati nei 7 anni precedenti, che ci dice che effettivamente sì, aumentando le donne ad esempio nei board, il fatturato aziendale aumenta dell'8%, se aumenti il numero di persone, di donne in posizione di vertice, aumenta del 6,5%, cioè sono incrementi importanti, no? Non stiamo parlando di uno 0, stiamo parlando di incrementi importanti che in un'azienda possono fare la differenza, anche fra restare sul mercato invece dover chiudere. Ma invece solo un attimo, mi piace questo tema a tutti e due. No, il dato delle lauree, no? Quindi le donne si laureano di più, con dei voti più alti. Sì, e però poi nelle posizioni apicali quante ne arrivano? Cioè pochissime. A livello mondiale le CEO sono, prima erano il 5, adesso sono l'8%, lo ribalto, cioè il 92% dei CEO nel mondo è uomo. Nonostante siano più le donne laureate? Certamente, perché c'è un loss in translation e il momento... Questo è, siccome questo è il dato più interessante di tutti, proprio per dare delle armi a noi, perché quando ti dicono, beh, però voi non siete nelle posizioni di potere, probabilmente non siete abbastanza brave, no, c'è un problema che è probabilmente questo lavoro di cura, no? C'è un loss in translation che è la maternità. Cioè la maternità è uno spartiacque nella vita professionale di tutte le donne, di quasi 99%, e c'è un prima che non ci sarà mai più e poi c'è un dopo. Cioè sono proprio due situazioni completamente diverse. Lo vediamo in tutti i paesi, nei paesi in cui abbiamo una polarizzazione di genere maggiore, tipo il nostro, lo vediamo moltissimo, moltissimo. Noi abbiamo il bilancio di genere che viene presentato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'ultimo è quello dell'anno scorso, di aprile dell'anno scorso, che ci dice, prima rilevazione, vediamo, ci dice Istat, il tasso di occupazione delle donne in età fertile, cioè fra i 25 e i 49 anni. Lo fanno per gli uomini? No, perché chiaramente no, non è età fertile. Età fertile fino a 85, sempre. Tra l'altro. E ci dice, sempre fertile, evergreen. E quello ci dice però che, un po' un mito, eh? Ne vogliamo non ce parlare lo dico, però no. Non ci è, lo dico. E che cosa ci dice in realtà? Che a fronte di un tasso di occupazione femminile medio nel paese che è il 49%, se tu prendi solo le donne in quella fascia fra 25 e 49 anni, tasso di occupazione è 73,9. E tu dici, wow, una gioia, non l'avevo vista arrivare, come diceva quello. No, però che cosa succede? Che Istat fa anche un secondo passaggio di rilevazione e ci dice che cosa succede alla stessa popolazione, quindi donne, età fertile da 25 a 49 anni, ma se hanno un figlio o una figlia sotto i 6 anni,
Io prima del dato condivido con voi questa riflessione, no? Ma perché non lo facciamo anche con gli uomini, vedere se hanno un figlio sotto i 6 anni? Qual è il sottotesto? Il sottotesto è brutale. Che il figlio è tuo. Esattamente, cioè se hai un figlio sotto i 6 anni impatterà sul tuo lavoro, e infatti brutalmente impatta sul tuo lavoro, perché il tasso di occupazione di queste donne da 73,9 precipita di 20 punti percentuali, preciso preciso, fino a 53,9. Se poi vinci la lotteria delle sfighe, quindi sei nata donna in questo paese, hai un figlio o una figlia sotto i 6 anni e vivi al sud, tasso di occupazione arriva al 35,2. Okay. Questo è il motivo per cui dobbiamo sempre adottare l'approccio intersezionale, perché spesso quando hai una sfiga poi le sfighe si accumulano, no? E questo ci aiuta a vedere le disuguaglianze da tante prospettive diverse. Però che ci fa capire questo? Che in realtà il tema è proprio quello, il tema è proprio la maternità, ma non la maternità in sé, come la maternità viene concepita, cosa è culturalmente accettabile. Una volta che tu diventi una mamma, sei mamma, punto. Cioè tutto quello che c'era prima, tutto quello per cui hai studiato, le tue ambizioni, che è un termine che dobbiamo sdoganare quando parliamo di donne. Essere ambiziose va bene, parlare di soldi va bene, contrattare va bene, tutto questo è legato al potere, guarda caso tutto questo è considerato molto volgare, quindi, se sono le donne a farlo, ovvio, ovvio, è associato ad una donna. Se lo fa un uomo è volitivo. Uno che sì, sa quello che vuole nella vita, è determinato. Sì. Ecco, tutto questo, no, non importa più. Quello che importa è che tu provveda alla cura. Ti puoi tenere un lavoretto part-time, magari. Puoi lavorare in smart working, questa è come il multitasking. L'uncinetto, piace. Lo smart working, ennesima fregatura, per cui tu che cosa fai? Fai la call, finisci la call, carichi la lavatrice, poi ti rimetti a fare la call, finisci la call, corri all'asilo, ritorni, prepari la melanzana, ritorni, chiudi, cioè, c'è chi ride, no? Perché è più una reazione nervosa, non è nervoso, è una risata nervosa, però vedo un sacco di teste che fanno sì, ecco, cioè quando finisce con ing siamo attenti, cioè smart working, multitasking, sono tutte cose che, no? Un po' dobbiamo stare attenti. Allora, mi hai aperto adesso due canali. Ti sei presa cura di noi, grazie. Questo va nel conteggio, nel computo delle sette tue 5 ore. Ore, non 5 sono ore. 7 adesso, sono 7, boh. Cioè, ve la facciamo bere perché... No, abbiamo finito, vai. Allora, da qui dovremmo naturalmente, fisiologicamente, andare al paternity bonus e alla childhood penalty. Però mi hai lasciato aperto una questione prima. Vai, dimmi spara. Tu. No, però possiamo anche essere conseguenziali e poi ci ritorniamo dopo. No, interrompiamo. Cioè, interrompiamo, creiamo, sempre se no così li teniamo sulle spine. Allora, tu parlavi di imprese femminili prima, no? E di tutti i grandi risultati che le imprese che hanno alla guida una donna hanno raggiunto in questi anni. Però parlavamo prima di andare appunto a inserire altri valori, no? Per misurare poi l'impatto di ciò che facciamo e di costruiamo, no? Che costruiamo, che non sia solo l'economia, scusa, non ti offendo. Non siamo più amiche, ma va bene. Che legame c'è tra le imprese, visto che parliamo tanto di transizione ecologica, no? Si fa un gran parlare, sono tutti molto preoccupati. Erano, andate un po', che non va più la transizione ecologica? Passata, va la GPA questa settimana, mi pare, vero? Trending topic. Tra sostenibilità, che rapporto c'è tra sostenibilità e imprese femminili? Allora, questo vanno tema bene? Mi sfrugugli moltissimo, sfrugugli il termine tecnico, accademico. Perché quando si dice, vabbè, ma la soluzione qual è? No? La soluzione le donne italiane in realtà l'hanno già trovata. Questo è un mercato del lavoro che ti assorbe anche se non sei madre. Quando sei madre ti caccia via, no? Diciamo brutalmente, so per dire una cosa un po' più volgare, però brutalmente va molto meglio, ti caccia via in malo modo. Dopodiché che cosa succede? Che i figli crescono e anche loro ti cacciano via in malo modo, nel senso che a un certo punto volesse il cielo, no, arriverà, a un certo punto non ti vogliono vedere più, è un processo del tutto naturale, e tu ti ritrovi magari a 40 anni, a 45 anni, no? Che avevi studiato, hai fatto tutto secondo le regole,
sei stata proprio una brava bambina, non hai disturbato, hai studiato tanto, ti sei laureata con il massimo dei voti, poi a un certo punto ti hanno detto ti devi sposare, ti sei sposata, poi a un certo punto ti hanno detto ma figlio, il primo quando lo fai, e poi il secondo e poi il terzo, a me me lo dicono, pensa, mi dicono, e il maschietto, ed è no però, è che tutti io lo devo farsi, non ho capito, no? Però capito, con questa, e tu hai fatto tutto quello che dovevi fare, senza avere il minimo potere economico sulla tua vita, spesso dovendo chiedere 5 euro ogni mattina per comprare il pane e il latte, non sapendo che questa è una forma di violenza economica, e a un certo punto a 45 anni tu ti svegli e dici, senti, ma lo sai che c'è? Perché io avevo studiato tanto, no? Ho fatto tutto secondo le regole, ho studiato, poi volevate che mi sposassi, mi sono sposata, poi dovevo fare i figli e ho fatto i figli. Mi avete buttato fuori dal mercato del lavoro, ora mio figlio non mi vuole vedere più, sai cosa faccio? Faccio un'impresa mia. Allora questa è una rivoluzione silenziosa. Nel corso degli ultimi anni il 75% delle nuove imprese in Italia sono imprese femminili. Anche al sud, cioè è una forma di resistenza, è una piccola rivoluzione silenziosa che è una rivoluzione economica, perché adesso il reddito me lo faccio io, sai che c'è? Non mi ritrovo mai più nella situazione di doverti chiedere niente, faccio io la mia impresa, creo io la mia ricchezza. Una rivoluzione in termini di occupazione, perché spesso le donne che fanno impresa, e noi ne sappiamo qualcosa, assumono altre donne, scelgono di far lavorare altre donne. Ma, e arrivo alla tua domanda, è una rivoluzione valoriale, perché il modo di fare impresa delle donne oggi, io non so dirvi cosa succede fra 200 anni, ma oggi, per come siamo state educate noi, empatiche, dobbiamo prenderci cura, bla bla bla, abbiamo un modo di fare impresa che è diverso. Cioè è un modo che ingloba la cura. Le imprese femminili, nell'anno 2020, l'anno sorribilis, dove stavamo chiuse dentro casa con i ragazzini in dad, no? Cioè, che tornano, vanno, mascherina, non mascherina, io mi ricordo le bambine, ce n'era una di qua, mamma non funziona, la maestra non mi sente, mamma non prende, no, delirante. Eppure le imprese femminili in Italia hanno avuto una contrazione dello 0,29%, cioè hanno tenuto botte in una maniera pazzesca. Perché? Perché lì c'è la cazzimma, cioè il fatto di dire adesso sai cosa c'è, questa è la mia impresa, è la mia occasione di revanche, è la mia occasione di riscatto e io questa cosa me la tengo con le unghie e con i denti. E effettivamente hanno trovato molto più della media delle imprese soluzioni innovative per cercare di sviluppare il prodotto, sviluppare il processo. E sai su che cosa hanno investito? Sul capitale umano. Cioè hanno usato quei mesi per far magari formare le persone che lavoravano con loro, senza contare che hanno un approccio alla sostenibilità completamente diverso. Cioè le imprese, gli dati ci dicono che le imprese femminili sono più sostenibili, che ad esempio quando le imprenditrici investono tendono a investire più in titoli verdi o legati alla sicurezza alimentare, si preoccupano di più dei processi di smaltimento anche del processo di produzione. Cioè c'è un modo diverso di fare impresa che esce un po', no, dai canoni rigidi del capitalismo testosteronico, e sono imprese che sono in crescita non solo a livello numerico ma anche a livello di fatturato, quindi questa è una notizia molto incoraggiante. È possibile che c'entri anche la comunicazione dei valori che sanno fare queste aziende e il fatto che di là incontrino adesso un consumatore più conscious, no? più consapevole, che forse si comincia anche un po' a cagarsi sotto che fra 50 anni saremo, no? A Milano ci sarà il clima di Siracusa, no? E magari comincia a far caso ad altre cose che quell'azienda magari cura. E che non sia puro greenwashing o pinkwashing. Io penso a tante aziende di tante nostre amiche, per esempio. È possibile. Una ce l'abbiamo addosso. Due ce l'abbiamo addosso. X ce l'abbiamo addosso. No, sì, totalmente. Allora, voi sapete che una cosa che non si deve mai fare con gli economisti è chiedergli le previsioni. Perché non siamo capaci, adesso ve lo dico. Abbiamo dimostrato con i fatti che non siamo in grado. Cioè questo fatto dell'economista che ti prevede il futuro, cioè, quando va bene è culo, diciamoci la verità. Nel senso che proprio si allineano i pianeti e tu riesci, no? La verità è che i modelli econometrici mettono in una variabile l'entropia, ma invece l'entropia è pervasiva. Cioè la vita è caos, è complessità. Quindi è difficilissimo riuscire con un modello
a dire metto in questa variabile ferme restando tutte le altre variabili, ma le altre variabili si muovono impazzite. Tutto questo per dire che cosa? A un mese dall'inizio del lockdown in Italia, The Economist fa un'intervista a Mark Carney. Tu dici chi è Mark Carney? Mark Carney era governatore della Banca Centrale del Regno Unito, poi governatore della Banca Centrale del Canada. Nel momento della crisi economico-finanziaria del 2008-2009 si dice che lui sia il responsabile del fatto che il Canada, pur stando così vicino ed essendo così legato agli Stati Uniti, ma non ha subito un'onda spropositata, no? Dovuta alla crisi economico-finanziaria, che insomma uno che ne sa. Gli fanno varie domande, lui le toppa a distanza di 3 anni, vi posso dire le toppa quasi tutte, dove continuano a chiedere ma lei secondo lei, secondo lei, secondo lei, ma invece una secondo me la prende ed è questo. Lui dice io credo che questo porterà a uno shifting valoriale, cioè ci sarà una quota di consumatrici e consumatori che è chiaro all'inizio sono quelli che sono culturalmente, intellettualmente più accorti, magari più avanzati, no? Che però si chiederanno, ma io di quest'ennesima maglietta a 4,99 euro ho veramente bisogno? Perché negli ultimi 30 anni noi ci siamo risposte tutti i giorni di sì, no? Ma perché era come una droga, perché noi adesso lo sappiamo, ogni volta che consumiamo abbiamo il picco di dopamina, quindi è come essere drogati sempre. E questo è stato il successo della globalizzazione, no? Uno stordimento da bambini in un negozio di caramelle gratis quasi, no? E però adesso noi stiamo capendo, cioè quando abbiamo visto i delfini in laguna durante il lockdown, meno quando abbiamo visto i cinghiali a Roma, però abbiamo... Ormai è diventata un'attrazione a Roma, ma non avere i cinghiali, li avete addomesticati ormai. Sì, sì, però abbiamo avuto quel momento e ci siamo chieste e chiesti, ma cioè bastava proprio così poco? Quindi bastava fermarsi un mese? Poco. Pandemia. Però nel senso, no, voglio dire, è possibile improvvisamente fermarci? E noi avremmo detto di no fino a un secondo prima, no? E anche negli uffici, quando si diceva, no, non è potrei avere lo smart working? No, dovete stare qua, tutti quanti, per forza, no? Che è una smania di controllo, ovviamente, è una cosa di potere, no? Un esercizio di potere, e poi da un giorno all'altro improvvisamente vedi che sì, ma mi ero sbagliato, no? Tutti potevamo lavorare online. Allora ecco, tutto questo sì, c'è un modo diverso di fare impresa, c'è un modo diverso di comunicare l'impresa, la nostra amica no, adesso sta facendo un crowdfunding, sta lanciando, quindi sono imprese che crescono negli ultimi anni, faccio l'esempio di questa amica che si chiama Gaia Segattini, che ha questo brand di maglieria, in un anno e mezzo ha avuto un più 300% di fatturato. Betty Concept, 250% in più di fatturato. Che significa? Che vedi che, e qui no, mettiamo un po' un tarlo, non sarà che invece prendersi cura va bene anche nel sistema capitalistico? No, non c'avevo la risposta, era una domanda aperta, non mi ricordo. No, perché poi però tu fai così e mi chiami altre domande. Che ore sono? Per capire quanto una tempo abbiamo che ancora? Che ore sono? No, per capire quanto tempo, perché abbiamo perso completamente la cognizione del tempo. Okay. Vabbè, ma Carlo posso... ci fa un cenno, già voi ci fate un cenno, ragazzi. Qua. Che sennò diventa un sequestro di persone. Sennò diventa occupai circolo dei lettori. Oppure, non so, qualcuna se svenite, o qualcuna si butta per terra, noi capiamo che quello è il segnale. Smettiamo. Possiamo andare verso con una domanda per tirare un po' le conclusioni. Quindi che cosa possiamo fare per valorizzare questo capitale, no? Femminile dal punto di vista capitale valoriale, un capitale professionale, cosa possiamo fare? C'è una cura? La cura della cura. Allora io mi sentirei di fare una cosa come all'elementare, maschi di qua, femmine di qua. Cioè mi sentirei di dire, c'è secondo me una strategia per gli uomini e una strategia per le donne. Strategia per gli uomini, non siate soli. Cioè non abbiate paura di mostrarvi umani perché non siete soli, iniziate a ribellarvi. Posso raccontare la cosa di Mattia? Sì, devo raccontare la cosa di Mattia. Allora, Mattia, chi è Mattia? Allora, qualche tempo fa andava in onda questo spot di queste nuove piadine. Oddio, Mattia. No, la dovevo dire questa cosa di Mattia. Nuovo libro. Ne ho parlato tanto di Mattia, infatti quando l'ho letto ma è lo stesso Mattia? Sì, è lo stesso Mattia. Mattia mio. Allora Mattia, hanno fatto queste nuove piadine che sono totalmente innovative perché
le pieghi un uomo. Perché e le pieghi, ma tu le dici pieghi di un maschio, perché no, quelle di prima io... solo le femmine le potevano piegare, queste mo pure i maschi le possono piegare queste piedine qua. No, sono talmente stupide da fare, cioè il messaggio in realtà è questo, che sono talmente facili che le possono fare pure i maschi. Però la cosa innovativa è che si possono piegare. Io le piegavo pure prima, però io sono sempre stata un po' avant-garde, quindi non lo so, non ti so dire. Allora, la pubblicità è questa. Si vede la donna che esce di casa, lui che accompagna la porta, lei c'ha proprio la beach face, capito? Lei ha quella faccia un po' così. No? Allora lui chiude la porta e poi c'è la voce in sottofondo che fa... Quando Mattia rimane da solo con i ragazzi, gemelli. Con i gemelli, gli piace. Allora, Mattia è un uomo con i capelli brizzolati, ok? Quindi per dire, Mattia, tu c'avrai almeno l'età mia, che non lo diresti mai, ma anch'io sono brizzola, pazzesco, no? Cioè, e anche voi mi sento dire, ma comunque non fa niente. No, parla no, per no, te. Ma infatti è no, tutto naturale qua. Certamente, body shame. Quindi Mattia è grande. È un uomo adulto, Mattia può vabbè, fare... Vabbè, però si capisce già quando la moglie esce di casa... Si vede, dici. Gli lancia un'occhiata che è inequivocabile. Sì, gli fa la beach face. Perché lo lei guarda, lo sa, lei lo guarda come a dire, ma non fare le cazzate che fai sempre, che devi... Mattia, mi raccomando, cioè proprio c'ha questa faccia... E Mattia che fa? Allora, Mattia è adulto, potrebbe fare lo spazzino, potrebbe fare l'ingegnere astronauta, non lo sappiamo, però è un uomo adulto, ok? I gemelli, tu dici, sono piccoletti. No, sono grandi pure loro, sono alti come me. Cioè, saranno 15 anni. E la voce dice, gli piace saltare sul letto rifatto. Si vedono questi tre che saltano sul letto, ovviamente fatto da chi? Che io dico, Mattia, ma davvero? Un'ipotesi. Ma chi l'ha fatto quel letto, Mattia? No, perché se l'avessi fatto te, vedi che non salteresti sul letto, no? Poi ti posso dire, ma ora, onestamente, no? Sarò fortunata io perché diciamo io c'ho un po' no, la bolla della femminista. Io non li conosco tanti uomini di 50 anni che si mettono a saltare sul letto coi gemelli che sono alti 1,80 m, cioè è strana. Oppure e poi, oh, gli piace anche no, che cosa gli piace anche a Mattia? Lanciare gli aeroplanini dalla finestra. Lanciare gli aeroplanini dalla finestra. Quindi si mettono a fare gli aeroplanini. Voi non ci potete credere, ma i figli hanno una faccia incazzata che dicono: guarda questo che mi sta facendo male. Invece di darmi i soldi per la droga, mi fa fare gli aeroplanini. Ma la cosa più bella è che poi vanno in balcone, lanciano gli aeroplanini e gli aeroplanini prendono il volo come se fossero dei jet. Il no? Boeing, cioè tu dici così. Ma lo sto vedendo davvero? C'è un problema, perché l'aeroplanino tanti comincia problemi. a fare i voli come se li avesse lanciati Hulk, no? Una cosa veramente, che vogliamo dire di questa mattina? Cioè voglio dire che se io fossi uomo sì, cioè mi risentirei, è caricaturale, no? Caricaturale mi è risentirei. Offensivo anche per gli uomini, mi risentirei, no? E mi sentirei di dire non sono Mattia, no? Cioè senso, not in my name, Mattia. Not all Mattia, not all come Mattia, nel senso. Quindi, e questo secondo me è il primo, no, il primo consiglio, dove stiamo andando? Cioè, perché continuiamo a dare questa immagine degli uomini che sono incapaci, infantilizzati, ma dentro casa, perché poi fuori casa spaccano schiene, no? Visto l'occhiata severa. Esattamente. Esatto. Esattamente. Come, e do lo spoiler del libro, come Papa Pig, ok, va bene, quindi prima cosa secondo me si può dire, guarda che non siamo così, no? Così come siate la prima voce che si leva la mattina quando arriva la foto ginecologica sulla chat del calcetto. No? Non parliamo dell'ecografia di vostra moglie. Che pure se arriva sulla chat del calcetto, diciamo che qualche, non so, qualche domanda da fare. No, però la prima voce che si leva dice: no, ma veramente ancora con queste cose, le battute sessiste negli spogliatoi o ovunque capitino, no? Perché mi piace pensare che il mondo non sia fatto di Mattia, cioè mi piace pensare sia fatto di una serie di uomini che invece si sentono anche loro un po' stretti in questa cosa. E invece il consiglio per le donne. Dirò una cosa molto seria, non dobbiamo avere paura. E ci crescono in realtà con l'idea che non andremo bene in nessun caso.
e quindi ci abituano alla paura, e questo è il motivo per cui non parliamo di soldi, per cui non contrattiamo, per cui a volte prendiamo dei lavori che sono veramente dei lavori di merda, no? Perché ce lo facciamo bastare, perché tutto sommato va bene così, o rimaniamo in relazioni in cui non vogliamo stare perché abbiamo sempre il lavoro di cui sopra, non ce ne possiamo andare, ma tutto sommato va bene così. Quindi la primo grande consiglio: non mi guardare così che piango, smettila immediatamente. Primo grande consiglio: non dobbiamo avere paura. Secondo consiglio, seconda cosa che mi sento di condividere, e guarda, ho avuto un attimo un labbruccio, hai visto? Fermo. Abbiamo le sorelle, pensa, detta così senza piangere, cioè noi abbiamo nella nostra vita, già c'è, no, anche lei non faccia così, però mi fa. Già c'è una rete di persone su cui noi sappiamo che possiamo contare sempre, no? È soltanto che non vediamo il potere magico di queste relazioni che invece siamo state capaci di costruire con le unghie e con i denti, e di tenerci e di tenere in vita, e ogni tanto prendiamo qualche schiaffone, ogni tanto diamo qualche schiaffone, ok, abbiamo magari delle grossissime frustrazioni perché prima ci facevamo i fine settimana ogni mese, invece adesso no, ma non importa, no? Questo è veramente un potere clamoroso. Io, se penso a me e alle due donne che condividono con me questo palco stasera, penso che negli ultimi 2 anni e 3 anni siamo state in grado di fare cose che non avremmo potuto fare se non avessimo unito le forze. Il potere del trio. Qualcuno lo chiama amichettismo, di questi tempi va molto questa parola nel giornalismo italiano, l'amichettismo delle scrittrici femmine, delle donne, se no il sabba di queste streghe. Finché lo facevano loro andava bene per tutti, premio strega, anni di premi a uomini, no? No, perché invece mo... Invece mo pieno così di donne, ma non si può più dire niente, le donne sono ovunque. Eppure sono sempre loro che parlano, sempre loro, apri il giornale e sono sempre gli stessi. E dove sono? Dov'è questa censura? Scusate, partito l'embolo sulla sorellanza. Però stranissimo. No, però era un momento commovente, quindi grazie per averlo smorzato. Grazie, è il mio ruolo, siamo, del resto, non da ci sempre. Siamo, non ci siamo commosse. Ma. Comunque, sì, la sorellanza è, per ripetere parole, ma è abbastanza ripetute, è una pratica. Non è genetica, non è insita nelle donne, non è naturale, quindi basta anche con questa cazzata, le donne sono le peggiori nemiche delle donne, la facciamo noi, questa storia qui la scriviamo noi, tutti i giorni. Oggi sei stata stronza, domani ti svegli e riparti da zero, no? Cioè, però anche iniziare ad accorgersene di cosa facciamo o non facciamo, e aggiustare il tiro, è una prassi politica. L'ultimissima cosa, mi collega a quello che hai appena detto, parliamo di soldi, che sembra un claim, ma per davvero, parliamone anche con le nostre amiche, parliamone anche con le nostre sorelle, cioè portiamo questo tema all'interno della nostra narrazione quotidiana. Il fatto delle donne che non parlano di soldi è un tentativo molto ben riuscito di tenerci lontano da quello strumento che in questo sistema può farci schifo o no, ma in questo sistema è un veicolo di potere, di libertà e di scelta. Quindi è un atto, parlare di soldi anche con le nostre amiche è un atto rivoluzionario, quindi ricordiamoci che senza denaro non può esserci empowerment.